Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo. Una musica per pochi amici, come 3 anni fa. A questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se ne prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. Eccoci qua, ben ritrovate, spero che tutti voi possiate stare bene, che in questi giorni di ferie di luglio e di agosto, c'è quelli che sono ancora in ferie, quelli che sono partiti oggi, quelli come me sono ritornati dalle ferie, che si sono potuti godere qualche giorno di relax, e adesso si ricomincia come sempre, no? Per chi che lavora, per chi come me in questo caso si trova davanti a un microfono, a tenervi compagnia prima di tutto, a tenermi compagnia anche voi ovviamente, cominciare a fare un po' di informazione, quello che siamo capaci di fare poi alla fin fine, e andiamo avanti. Io spero che comunque voi tutti in questo periodo potete, sì, diciamo, siete stati bene, avete chi ha potuto staccare la famosa spina, stare un po' con la propria famiglia, con i propri figli e ricominciare. Oggi sarà una trasmissione un po' così, di rodaggio, diciamo, no? Non abbiamo ospiti, c'è solo qui mia moglie che mi dà una mano a leggere magari qualche vostro messaggio di saluto o di benvenuto, ben ritrovato, ben questo, ben quell'altro. E poi faremo un po' di qualche chiacchiera, qualche dialogo, qualche musica ovviamente, e dopo da lunedì si riparte con il nostro palinsesto, che tenterò anche di dirvi più o meno quali potranno essere le novità, diciamo così, no? Oggi voglio raccontarvi un pochino anche dove sono stato, non per farvi vedere, per carità, questo che l'altro, ma proprio per farvi conoscere una terra che secondo me
vale la pena di conoscere e di andarci se uno ne ha la possibilità. Sto parlando della Puglia e più in specifico del Gargano. Infatti verso lunedì 10, lunedì 1:15 mi metterò in contatto con Marco. Marco è il titolare dell'agriturismo dove sono stato, ma non tanto per fargli la pubblicità assolutamente, ma tanto per che lui possa con la sua testimonianza dire un po' le tradizioni, i sapori, la cultura del Gargano, questa terra bellissima, un posto stupendo dove che si può stare veramente bene, un sole assolutamente bello, un mare che può andare tutti, dal bambino di 0 anni fino al novantenne o 99enne, per chi sa nuotare, per chi non sa nuotare come me, insomma andremo a visitare questo sperone d'Italia che in linea massima dovrebbe essere quello più a est. Non lo so se sia vero o cosa, magari qualcuno di voi che lo sa meglio, e così me lo dirà anche. E poi faremo anche quattro chiacchiere, diciamo così, nella seconda parte anche di quello che è avvenuto in questi giorni di luglio e di agosto, che se ne sono successe di cotte di crude un pochino così a livello di geopolitica, ma vi dirò alcune notiziole così, un dare e venire, senza tanto tediarvi in questo periodo, ovvio. Volevo intanto anche ringraziare tutte le persone che sono andati nella mia pagina Facebook. A proposito, mi stavo dimenticando, per chi non sapesse che ho cambiato sigla, come avete sentito c'è la sigla di Bennato, Un giorno credi, ho lasciato, ho messo in parte, diciamo così, nella dispensa Contro, che mi ha accompagnato in questi ultimi 7 anni, quindi 7 anni, 7 anni, perché la prima mia sigla era Io Vagabondo, sempre di Nomadi, poi Contro, sempre di Nomadi, e adesso in quest'anno cominciamo con questa nuova sigla, appunto, di Bennato, un altro grande cantautore italiano, che spero che questa canzone vi piaccia. A me piace, me la sto facendo mia, e sperando che anche a voi sia di vostro gusto. Vi stavo dicendo, appunto, stavo ringraziando tutte le persone che in questo periodo sono andate sulla mia pagina Facebook, Giorgio Stocco Libero, veramente tante persone, in cui io vi ringrazio tutti quanti, e infatti da oggi in poi troverete anche tutte le varie registrazioni delle trasmissioni che farò su Radio Gamma 5 su 94 MHz, quindi chi che vuole ascoltarle, o meglio riascoltarle, o comunque scaricare, lo può fare tranquillamente senza nessun problema. Quindi lo potete trovare sia su YouTube digitando sempre Giorgio Stocco Libero, oppure chi non ha appunto, oppure per chi ha Facebook va sulla pagina Facebook sempre Giorgio Stocco Libero e trova tutto quanto, e trova anche tutti questi post che abbiamo messo, che sono tutti articoli da siti ovviamente sicuri, da quello che è Pandora, quello che è Luogo Comune, quello che è Maurizio Blondet, Controinformazioni, eccetera eccetera eccetera, quindi tutte cosine molto molto serie dicono, diciamo, una loro verità, perché poi, come sapete, le verità, o meglio, le verità sono tante, ma una è assoluta, e questi sono tutti pezzi del mosaico per raggiungere appunto quella
quella verità assoluta che, come tutti noi, tentiamo andare alla ricerca, però sarà sempre dura. Vabbè, comunque, detto anche questo, vi voglio anche così dire un po' il palinsesto della prossima stagione, diciamo, no? In cui a lunedì teniamo questa trasmissione sulla politica interna, sulla geopolitica, sul sociale, eccetera, eccetera, riservando comunque uno spazio per la Selene, per l'avvocato Selene Nicolè e per Federico Nicolè, avvocato, appunto, sono due fratelli, che questo sportello, diciamo così, di informazioni legali per quelle piccole cose che possono anche che possono che si possono risolvere anche tramite, appunto, il microfono e tramite, appunto, questa diretta. Quindi diamo lo spazio appunto ai due avvocati per tentare di risolvere qualcosina, insomma, da quello dell'eredità a quello del condominio, a quello del disabile in casa, alle separazioni, insomma, tutte quelle cosine che in apparenza possono anche essere risolte, appunto, come vi dicevo prima, anche tramite una diretta. In questo periodo, ovviamente, in questo periodo storico, dove che ormai la tecnologia, il cellulare, il PC, il computer, tutto quello, e le varie WhatsApp, Twitter, e tutto quello che ci va dietro, ormai c'è poco di contatto umano, ormai tutti si rivolgono all'avvocato, ormai ovviamente non esiste più il contatto umano, non esiste più la telefonata a dire come stai, come non stai, serve una cosa, serve l'altra, adesso si va tutto attraverso assolutamente l'avvocato, no? E allora usiamo questo soggetto anche per risolvere le piccole cose che tutti i giorni, ovviamente, tutti i giorni ci possono capitare. Quindi, ripeto, diciamo che in linea massima l'ultimo lunedì di ogni mese, partendo da settembre, avremo questo contatto, ovviamente, con i nostri, apriremo questo sportello come che abbiamo aperto ancora diversi mesi fa per fare ciò. Poi a settembre, ovviamente, ci sarà un'altra, questo diciamo potrebbe essere una novità, anche se la conoscete ormai, si tratta della giornalista Rosanna Cavazzini, che oltre a parlare ovviamente della riforma costituzionale, terremo assieme una volta al mese, e sarà, diciamo così, sempre in linea di massima, salvo qualcosa di tecnico organizzativo, ovviamente, terremo questa rubrica di fatti, chiamata così fatti e misfatti, no? Un pochino da dare un'occhiata sia alla politica, ovviamente, interna, ma anche alla politica europea e tutto quello che ci circonda. Con la Rosanna Cavazzini, lei è ben lieta di venire qua a trovarci, faremo appunto questo tipo di discussione. Poi gli altri lunedì, come sapete, faremo delle interviste, come ho fatto poi da qualche tempo in avanti, con Giulietto Chiesa, con Dinucci, con Massimo Mazzucco, e vedremo altri personaggi, per analizzare un attimino quello che, in maniera più profonda, quello che potrebbe,
mettiamo sempre il condizionale ovviamente, potrebbe succedere in questo mondo, diciamo così, no? Ecco, e poi vediamo, insomma. Poi il mercoledì abbiamo i nostri ormai ospiti che, non potendo essere sempre presenti per una trasmissione o per questo o per quell'altro, vengono qua a trovarci, tipo il dottor Paolo Rossaro, che con lui stiamo affrontando così una discussione di quella filosofia spiccia, no? Di quella filosofia che non delle grandi parole, ma appunto di quelle parole semplici, che così uno anche come me può capire, no? Ecco, poi ovviamente avremo la nostra psicologa, la nostra Daniela De Cesario, poi il dottor Angilè, che poi c'è la Concetta con Lauro De Piccoli, e poi ci saranno altri ospiti, tipo il dottor Domenico Battaglia sulla questione del veganesimo e alimentazione in genere, poi ci sarà anche Johnny Mariotto, insomma, dopo ci sarà questo, come si dice, giro di ospiti, pian piano che si va avanti nella nostra programmazione. E tutto questo ovviamente lo troverete poi tutto registrato, come vi ho detto prima, sulle pagine Facebook di Giorgio Stocco Libero. Ecco, questo in linea di massima è un po' il palinsesto che faremo da settembre in avanti. Intanto agosto sta per finire, ormai siamo oggi è mercoledì 17, manca ormai 13-14 giorni alla fine anche di questo mese, diciamo così, canonico per le ferie. E ecco, già lunedì vi dico che avrò un ospite e sarà anche una trasmissione un po' particolare, ma ve la dico anche subito, non c'è nessun segreto assolutamente. Sarà qui l'ingegnere Enrico Reginato. Lui è di Monteviale, un paesino un po' sui colli vicentini, a Vicenza, insomma, via di lì, e in cui lui, appunto, essendo un ingegnere, per passione ha voluto prendere una seconda laurea e l'ha presa in letteratura. E come tesi ha portato praticamente la storia o la cronistoria di Francesco Guccini. Guccini, ovviamente, tanti di noi lo conoscono, grande cantautore, canzone d'autore, ne ha fatti tantissimi, ha fatto circa 20 CD, quindi tantissime le sue canzoni, e le ha portate in giro per tutta l'Italia. E canzoni da quando che è nato, di protesta, è sempre quella protesta, diciamo così, in maniera anche un po' tranquilla, insomma, ecco, tutto quanto, però erano molto incisive le sue canzoni. E faremo appunto insieme con Enrico questa cronistoria. È una trasmissione un po' anomala, diciamolo, però già da oggi io faccio già appello per chi, come ascoltatore ovviamente, diciamo in un facsimile o similmente, può portare un altro cantautore e parlare della storia di questi grandi cantautori, che potrebbe essere un cantautore come un grande De André, o comunque come Bennato, insomma i cantautori, quelli che hanno costruito la canzone d'autore appunto in Italia. E lo faccio un appello appunto agli ascoltatori, chi ha voglia di fare una trasmissione del genere. Intanto cominciamo con Enrico Reginato su questa cosa. Poi mercoledì prossimo ovviamente ci sarà, dovrebbe esserci per lo minimo, il dottor Angilè, ma prima del dottor Angilè, come sapete io sono stato in Puglia, come vi dicevo poc'anzi, e lì in questo agriturismo c'era una famiglia
con quattro bambini, e ovviamente si è dato da fare. Il nostro, lui si chiama Gianluca, è un psicologo, è un professore praticamente di psicologia, insegna credo all'Università di Milano, alla Cattolica, quindi è un cattolico, ma questo non mi interessa tanto perché è un cattolico oppure no, ma perché ha un'esperienza da portare. Ne abbiamo parlato appunto in quei giorni, un paio di giorni che eravamo lì, perché dopo lui aveva finito le sue ferie, perché lui lavora con varie associazioni sulla come aiutare a livello psicologico praticamente i disabili, o comunque quelle persone che hanno grosse patologie. Quindi faremo una chiacchierata su queste cose, una mezz'oretta, proprio per parlare, o comunque che dica la sua esperienza su queste cose. Ecco, credo che sia una cosa molto molto carina, molto interessante, almeno dal mio punto di vista. Ecco, questo era un po' il palinsesto della prossima settimana, e dopo vi dirò nella prossima settimana l'ultima di agosto. Adesso ci sentiamo alcune ancora delle note musicali del grande Einaudi. Se volete messaggiare, ovviamente, come vi ho detto prima, qui c'è mia moglie che mi dà una mano, anche perché così possiamo salutarci tramite l'SMS, ma per chi anche vuole chiamare e per così salutarci anche in diretta, ben venga. Lo faremo tutto questo fino a l'una, dopo un po' di pubblicità, un stacco musicale, poi ci metteremo in contatto appunto con Marco per parlare appunto da Gargano e dei sapori del Gargano e tutto quello che ci gira intorno, no? E poi vedremo, ok? Abbiamo già una telefonata. Ciao Alessandro. Sì, ciao. Senti, niente, ben ritornato. Grazie mille. E buon inizio di tutto quanto. Grazie. A tutti quanti, a te e ai tuoi aiutanti. Grazie. Ascoltami, siccome che so che tu sei un intenditore di ricerche in
internet. Adesso che non c'è più Stampa Libera e anche un altro di serio che mi sembra si sia ritirato da questa da questo viaggio nella controinformazione, cos'è che c'è di abbastanza affidabile? Guarda, io mi affido, vabbè, a parte Pandora TV, quella di Giulietto Chiesa, che secondo me è uno dei migliori, insomma. Poi c'è Luogo Comune di Massimo Mazzucco, poi c'è Maurizio Blondè che ha il suo sito, poi c'è Controinformazione, poi c'è Sapere e Dovere, poi c'è un'altra cosa, un'altra che mi interessava e non mi arriva più il nome, insomma ce ne sono, insomma, di interessanti, capito? Io mi affido a queste 5-6 che ti ho detto, dopo per carità, dopo sì, beh, ce ne sono, allora, insomma, c'è come Don Chisciotte, che è molto interessante anche lui, insomma. Ma è ancora aperto? Sì, aperto. Come Don Chisciotte è aperto. È aperto anche un sito che si chiama anche Aurora. Aurora? Sì. Sì, dopo ci sono tutti i vari che arrivano, come il Don Chisciotte nell'incontro di informazione. Nell'incontro di informazione c'è un bravissimo giornalista che si chiama Luciano Lago, che fa degli articoli molto molto interessanti. Luciano Lago, sì. Questo poi c'è Federico De Zani, anche molto molto interessante, insomma ce ne sono, basta, questi sono, te l'ho detto 7-8, ma penso, insomma, sì, anche massa, tanto quando che ce n'è un paio, sì, dopo ti dirò che bene o male si ripetono, sì, beh, le cose di quelle, sì, certo, capito, quelle. Ecco. Bene. Ok. E la tua pagina Facebook è Giorgio Stocco? Allora, la mia pagina Facebook, che comunque trovi tantissimi di questi siti che io ti ho nominato, trovi tantissimi articoli, te ne vai a leggere con tranquillità, trovi Giorgio Stocco Libero e lì ti vai a leggere di tutto di più. Grazie. Ecco. Grazie, grazie. Buona giornata e buona continuazione. Grazie a te, ciao, ci vediamo. Ciao. Ciao. Sì, boh, perfetto. Allora, sono arrivati dei messaggi, Giola, giusto? Cos'è? Sì. Vai. Allora, salve, mi chiamo Stefano, vorrei chiedervi un consiglio su dove acquistare frutta e verdura al dettaglio, rigorosamente bio, qui in provincia di Padova. Grazie mille, Stefano da Noventa Padovana. Beh, uno intanto potrebbe essere il gas, ovviamente, Stefano, il giorno 3 mi pare, sì, di settembre, e qui c'è il gas, c'è la Monica, si chiama Monica, che ha frutta e verdura veramente bio, quindi assolutamente rigorosamente bio, e poi non lo so se altri posti. Poi con il gas di Luca anche c'è. Con il gas di Luca c'è la ruota, mi la pare. Ruota, sì. Poi anche lì al Tamiso, mi pare, all'ortofrutticolo, no? Al mercato ortofrutta, però se vai al mercato coperto sei costretto ad acquistare cassette intere, magari se ti metti d'accordo con te con un'altra famiglia o due, poi potete dividervi, esatto, le cassette, c'è un bel risparmio. C'è un bel risparmio e anche lì ovviamente prodotti assolutamente biologici. Ecco. Poi c'è qualcos'altro? Poi ripeto il tuo profilo Facebook, grazie Alessandra. Ecco, l'ho già detto ad Alessandro, comunque te lo ripeto anche te Alessandra, Giorgio Stocco Libero, questa è la mia pagina Facebook, lì ci sono diversi articoli che abbiamo postato sia nel mese di luglio, anche quando ero in ferie, e fino a ieri praticamente, e lì uno si può andare a vedere qualcosa di interessante. Ripeto,
non prendete sempre tutte le cose come vere, ma andate sempre alla ricerca sempre di un qualcosina di diverso. Io dico sempre questo, dopo ognuno faccia quello che vuole, assolutamente. Interessante la storia dei cantautori, bravo Giorgio Renza. Grazie Renza, spero, spero vivamente che vi possa interessare a tantissimi, e spero che qualcuno ovviamente di esperto, come ho trovato in Enrico Reginato, che ha fatto una tesi di laurea appunto su questa cosa, credo che possa anche essere interessante anche per, diciamo così, che fa parte un po' della nostra storia alla fin fine, no? La storia, diciamo, di questo periodo, degli ultimi, grosso modo, gli ultimi 50 anni, no? Quindi credo che, vabbè, vediamo insomma, vediamo se può andare avanti o comunque può avere una certa continuità, insomma, questa cosina, ecco. Altri messaggi? Poi sì, poiché il CLIRT è in ferie fino a fine agosto, potreste gentilmente dirmi la procedura da effettuare per eliminare dalla bolletta l'imposta del canone RAI? Grazie. Tesoro, non so, ha firmato poi, no? No. No. Non so se tu sia uomo o donna, comunque non fa niente. Noi diamo solo lo spazio, credo, al CLIRT qua, ma sono loro ovviamente a dire com'è la procedura, quindi devi portare pazienza. Io posso darti questo numero di telefono, che è quello di Marostica, e telefonare magari a settembre, quindi sentire loro, e oppure venire qua a settembre quando si riprenderanno tutto la baradà. Comunque 0424 0424 77385 dovrebbe essere, sì. Ok. Perché non so risponderti effettivamente a questa domanda, potrei anche darti delle indicazioni non vere, e allora me ne sto zitto, giustamente, e devi rivolgerti a loro. Poi c'è la sede di Torre di Quartesolo, sì. 0444 267 463. Perfetto. Altri messaggi, signora? No. No. Adesso che ora abbiamo fatto? Qualcosa? Meno 5. Meno 5 all'una. 57. Ecco, vabbè. Fra poco ovviamente andremo anche in pubblicità. Ci metteremo in contatto, come vi ho detto prima, con Marco. Poi devo anche salutare con l'intervista a Marco, intervista più che altro, una chiacchierata, sia ben chiaro, delle famiglie che abbiamo conosciuto lì, che dovrebbero in teoria essere all'ascolto, ma lo faremo dopo, più tardi, quando che avremo il contatto appunto con Marco stesso. Poi dopo, diciamo così, la chiacchierata con Marco, andremo a, visto che ho qui anche mia moglie che mi darà una mano su quello che è il Gargano, anche perché vi devo raccontare di quella esperienza che abbiamo vissuto, interessante, perché ormai è 3 anni, allora è 3 anni che vado praticamente su Gargano. Sono andato quest'anno, sono andato nel 2014, e dopo l'altro anno c'era la Giada piccola, siamo andati, non mi ricordo, comunque diversi anni fa, 7-8 anni fa, insomma, quello che è, insomma, siamo andati per ben 3 volte a Monte Sant'Angelo, no? A Monte Sant'Angelo, che si trova praticamente da Vieste, che è la cittadina sul litorale, diciamo così, del Gargano, la più carina, quella che ha anche maggiore abitanti, e dista una 30ina di chilometri. A Monte Sant'Angelo praticamente c'è la grotta di San Michele, che è la cosiddetta linea diretta che parte dall'Irlanda, no?
adesso non mi ricordo bene il paese, comunque parte dall'Irlanda, attraversa l'Inghilterra e dopo arriva alla più famosa Mont Saint-Michel, e poi arriva alla Sacra di San Michele, e poi arriva appunto sul Gargano al Monte Sant'Angelo, e poi va giù verso la Grecia, un'isola della Grecia, per arrivare appunto a Gerusalemme. C'è tutto questo percorso, è a quanto pare in una linea diretta, dove c'è una forza energetica che, ecco, racconteremo anche di questa avventura che siamo andati lì, insomma, anche quest'anno. È un qualcosa che mi attira, insomma, no? E poi altre cosine, insomma, che faremo dopo, ovviamente, la chiacchierata con Marco. Adesso andiamo in pubblicità, un pezzo musicale, e poi ritorneremo in diretta ancora. Metti sulla pubblicità subito? Sì. Vai. Ma è già pronto. L'acqua è il nostro principale alimento. La Tescart di Meneghetti Basilio, già produttrice dell'anticalcare Gauss, è lieta di presentare gli ionizzatori per la produzione di acqua alcalina. L'acqua ionizzata alcalina è un'acqua ricca di antiossidanti e minerali, in grado di ripristinare l'equilibrio acido-alcalino del corpo, contrastando invecchiamento, patologie degenerative e favorendo la disintossicazione naturale dalle scorie. Lo ionizzatore alcalino, applicato al rubinetto di casa, trasforma, rivitalizza e depura la normale acqua. Se pensi che una sana alimentazione equivalga ad un buono stato di salute, allora lo ionizzatore alcalino è la soluzione ideale che cercavi. Per informazioni 0424 511 680 oppure visita il nostro sito mbwater.com. Cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere... Eccoci qua di nuovo, abbiamo sentito questa canzone di Gaber sulla libertà, libertà e partecipazione, ovviamente, e credo che sia anche oggi che la libertà è quella di partecipare, quella di essere attivi, quello di agire e non di reagire, mi raccomando, quella di agire e di pensare un attimino con le nostre teste, che la cosa più bella è che poi da questa radio lo diciamo più volte, ovviamente non solo io ma tantissimi altri conduttori, giustamente, quindi credo che sia una canzone appropriata è proprio sulla libertà di idee e di confronto e di partecipazione, assolutamente. Mi stavo dimenticando una cosa, quando che vi ho così detto del futuro un po' palinsesto, diciamo, mio personale, ho il contatto con un operatore praticamente delle cooperative, che molto probabilmente a settembre verrà qua un lunedì, adesso vedremo quando sarà libero, perché lui ha una bellissima esperienza da raccontare. Lui si chiama Mirko e sta seguendo le cooperative a livello industriale. In Benetton non ce ne sono tante, mi ha detto che ce ne sono 7-8 di cooperative a livello industriale. Cioè, cosa vuol dire? Che praticamente questi lavoratori che erano all'interno di un'azienda a livello appunto industriale, i datori o
comunque i titolari o comunque il titolare di queste aziende a livello industriale hanno mollato, non lo so per cosa, per come, dopo sarà anche lui a dircene meglio tutte queste cose. E questi operai che erano all'interno di queste aziende hanno rilevato praticamente l'azienda e hanno costituito una cooperativa, appunto, come vi dicevo prima, a livello industriale. Sono esperienze bellissime, anche perché ci troviamo in una situazione o in un periodo veramente storico di crisi, chiamatela come volete, di lavoro eccetera eccetera, che questo può essere un qualcosa di positivo, e che se un'azienda o comunque una piccola o media o grande realtà che uno si trova a lavorare, o per tanti motivi l'imprenditore non ce la fa più o per cosa o per come, si può fare anche queste cosine. Adesso io ve l'ho buttata lì perché non so come vengono poi fatte tutte queste cose, però la cosa positiva è che assolutamente questi lavoratori non hanno perso il loro posto di lavoro, e questo io credo che sia assolutamente una cosa bella, una cosa positiva per andare avanti, per farci assolutamente un futuro. Quindi ecco, con Mirko, non mi ricordo più il cognome, ma comunque va bene lo stesso, con Mirko affronteremo questo problema, o questo argomento, ecco, più che problema. Sempre a settembre faremo tante cose, o magari ne faremo metà di quello che vi ho detto, ma però intanto il programma c'è, eh? Ok, allora adesso ci metteremo in contatto, come vi ho detto prima, con Marco, titolare dell'agriturismo I Sapori del Gargano. Non voglio fargli una pubblicità assolutamente, perché lui non ne ha bisogno di pubblicità, però con lui vogliamo fare queste quattro chiacchiere, come vi ho detto prima, su questa terra bellissima che è il Gargano, e quelli che sono i veramente i sapori della propria terra, e di quello che dà questa terra, e di che cosa vive, eccetera eccetera eccetera. State lì e spero che vi piaccia, comunque, in questa prima trasmissione di agosto, dopo tre settimane di ferie, e insomma è un piccolo rodaggio anche oggi, eh. Pronto? Sì, pronto. Marco, mi senti? Ti sento benissimo. Perfetto, anch'io ti sento benissimo. Ciao. Ciao. Ciao, intanto come stai? Ah, tutto bene, Giorgio, grazie mille. Ecco, intanto ti saluta anche mia moglie, vai. Ciao, Marco. Ah, ciao, Gigliola, ciao, un grande abbraccio. Altrettanto. Allora, mi hai detto intanto che il tempo non è bello.
No, dai, una pausa, Giorgio. Una no, pausa. Un giorno di ferie un po' per tutti. Allora, ascolta, siccome che il momento che ti ho chiamato, no, e quindi eravamo fuori diretta, ho detto, sì, ti ho portato via il sole, no, sono venuto via io, insieme con mia moglie, certo. Abbiamo portato via il sole dalla Puglia, da Gargano. Eh sì, dai, ma per un breve periodo, speriamo. Per un breve, ma molto probabilmente ci rivedremo anche il prossimo anno, se ovviamente tutto va bene per le nostre disponibilità, tutto quanto, capito? Mm. Perché la terra. Allora il prossimo anno ricordati di lasciarlo da me il sole, più che altro glielo facciamo vedere anche agli altri che hanno avuto questa occasione di conoscere questa terra, no? Assolutamente sì. A proposito degli altri, dovrebbero essere per via computer, quindi per via streaming, due famiglie, due amici, no? Diciamo due famiglie amiche, parliamo di Paolo e di Katia di Genova, ti ricordi? Sì. Come no, giusto, sì che ricordo. E poi salutiamo il piccolo Lorenzo. Okay, no? Insieme con i loro genitori Roberto e Antonella, che sono di Torino, e non so se sia anche lui ad ascoltarci, Gianluca con i quattro bambini, con sua moglie. Come no? Che io li ho conosciuti poco, ma insomma sono sufficienti per capire, sì, poi che la famiglia è abbastanza solare, anche. Esatto, esatto, è importante questo. Allora, intanto volevo fare una chiacchierata, tu l'ho detto anche prima, non facciamo pubblicità tanto al tuo agriturismo, assolutamente, perché questo non è lo scopo, ma lo scopo è di raccontare e di dire la terra del Gargano. Tanto Gargano. I sapori del Gargano: polenta, funghi, soppressa, bresaola e speck, è vero? È Asiago. Ultimamente anche un po' di parmigiano reggiano, ecco. Sembra quasi di stare in Cina, però. Lì ci siamo divertiti qualche serata su queste cose, comunque dai, è sì, stata carina. Però effettivamente c'era uno spot che faceva il Parco Nazionale Gargano, che era Gargano, se vi promettiamo mari e monti, credeteci. Perché effettivamente è una terra ricca di tutto, ecco. Tu comunque hai avuto anche modo di passarci, di vedere, è una bella terra ricca di qualsiasi cosa. Diciamo che comunque negli anni, o meglio, anche nei secoli, ci siamo specializzati nella produzione di olio. Esatto. Una terra ricchissima di olio, ricchissima di, comunque, ovunque vai, si è sempre circondato da questi alberi di ulivo, da queste sculture naturali. Beh, un po' tutta la Puglia, diciamo, che c'ha questi alberi benedetti, no, che fanno questo oro che si chiama olio, no? Oro di Puglia, sì, come no, sì. Io ricordo sempre mio nonno, il papà di mio papà, sì, che bene o male io ho ereditato un po' la tradizione di famiglia, sì, che diceva che negli anni tra le due guerre l'olio veniva usato persino come salario. Lui portava nei campi la gente, gli operai per la raccolta, e comunque veniva dato l'olio. Certo, c'era una specie di baratto praticamente, no? Bravissimo, quindi comunque si può capire il valore del dell'olio. Prodotto. Ecco, questo ora, vai, scusami Marco. No, dicevo, ora un po' con la globalizzazione si sente un po' di tutto, l'olio che viene Tunisia, Grecia, un po' di tutto, però noi cerchiamo di andare dai produttori, da quelli che fanno veramente l'olio. L'importante è crederci nel Made in Italy, in tutto questo. Assolutamente sì. Questo è uno dei sapori ovviamente del Gargano, l'olio, ma oltre all'olio ci sono altri sapori che ci puoi dire, no? Perché, come no? Perché, perché oltre al turismo che Bieste, Peschici, dopo ci dirai tu meglio le varie cittadine dove che la gente può andare a visitare, eccetera, ci sono dei sapori veramente, come si dice, che vengono dalla terra, no? Allora raccontaci questi sapori. Ho
vabbè, comunque un altro prodotto del posto è il caciocavallo. Sì, buonissimo. Ecco, un formaggio caciocavallo richiama un po' l'animale del cavallo, però effettivamente non ha nulla a che fare col cavallo, ma è semplicemente un formaggio di mucca e viene chiamato caciocavallo per il fatto che comunque viene fatto stagionare a cavallo di Assi. Ah, questo quindi, non lo sapevo però. Sì, infatti il caciocavallo viaggia sempre in coppia, ce ne sono sempre due legati uno all'altro e vengono proprio messi a cavallo di questi assi e lasciati stagionare in questo modo. Perché caccio vuol dire formaggio, no? Giusto. Perfetto. Caciocavallo. Un altro prodotto caseario è il cacio ricotta, che comunque si passa un po' alla produzione del latte di capra, che diciamo che è una ricotta un po' più stagionata. Sì. Cioè non è una ricotta fresca, è una ricotta un po' più stagionata, però ecco, parliamo di un formaggio appartenente più alla produzione di con latte di capra. È una terra anche ricca di funghi, non sembra, ma comunque, infatti qualche sera si scherzava sul fatto che comunque strano ma vero, ma il Gargano, avendo comunque l'entroterra, raggiungendo comunque con la zona tutta della foresta umbra, certo, o la zona della più boschiva, si raggiungono comunque vette anche di 900-1000 metri. C'è il Monte Calvo, che è il monte più alto del Gargano, che è monte, lo chiamiamo monte perché per noi comunque è un'altezza di 1009 metri, comunque è una grande altezza. In questi periodi autunnali, invernali, è possibile comunque fare grandi passeggiate per la raccolta di funghi, ovviamente certo, con determinati permessi rilasciati dagli enti autorizzati. Ecco, che funghi, visto che stai parlando di funghi, lì mi pare che ci siano comunque dei porcini. Porcini, sicuramente non hanno quelle proprietà, quei sapori che vuole il vero porcino, però comunque una pennetta con un porcino organico ha dei buoni profumi, ha un buon sapore. Certo, poi ci sono i funghi galletti, mi pare. Esatto, i galletti, gli ovuli, sì, e sì. Poi ci sono altri funghi che comunque sono un po' del posto, che al momento, veramente sono sincero, non riuscirei proprio ad aiutarti sul nome. No, state preoccupate. Però... così, nulla, sì, comunque c'è tutta questa entroterra con ricca di questi di funghi, ma anche solo nei periodi l'alta primavera, febbraio-marzo, la raccolta degli asparagi. Ah. Abbiamo sì, nella macchia mediterranea è possibile comunque divertirsi nella raccolta di questi asparagi, che comunque non sono quelli di allevamento, che hanno quella caratteristica, sì, di essere un po' più corti, un po' grossi, ma sono dei tipo degli stuzzicanti altissimi, perché effettivamente sono fini, magri e alti. Sono sempre selvatici, quindi, no? E selvatici, sì. bravo. Sono selvatici e sono, io che sono un grande sportivo, li mangiamo spesso tra gli sportivi perché sono proprio degli amminoacidi naturali. Sì, perché tu poi sei anche un maratoneta, mi pare. Esatto, no? Maratoneta non ancora, però con mezzo maratone ne ho collezionate diverse al momento. Ma sei maratoneta del mare o della terra? Maratoneta sia del mare che della terra. Sono appassionato sia di uno che dell'altro. Quindi sei, vai a fare, diciamo così, ti metti a vedere chi è più forte tra te e Greg. Sto parlando dell'atletica, sì, dell'atleta olimpionico Paltrinieri, no? Sì. Ascolta, beh, questa è una battuta, ovviamente. Sì. Ascolta un attimo, dopo questi sapori, c'è i sapori dell'orto del tuo papà, professore Nicola. Siamo anche lui. Diciamo che questo qua è lo suonario della Penichella, però sì, appassionatissimo di orto. Perché lui è professore di economia, ormai in pensione, perché il primo settembre, andrà in pensione, però da tanti anni la sua passione è quella dell'orto. Sì, da sempre, perché come ti dicevo precedentemente, un po' è una tradizione di famiglia, ecco, avere questa passione per l'orto, produciamo melanzane,
sì, melanzane, peperoni, i pomodori, soprattutto in questo periodo che comunque tra la conserva che facciamo, stiamo facendo in questo periodo per, comunque che ci accompagna per tutto l'inverno, i pomodori secchi che vengono comunque accompagnati nelle nostre pietanze serali, nei periodi invernali, la tipica fetta di pane e pomodoro con il pomodoro secco, che è un piatto che ci accompagna almeno il 90% delle nostre cene durante il periodo dell'anno invernale. Beh, io posso dirti una cosa, no, Marco, che a me il pomodoro così non piace, no? Però quando che vado al sud, io il pomodoro, qui è testimone mia moglie, lo può dire tranquillamente lei, il pomodoro al sud io lo mangio tranquillamente. E molto ovviamente il sole, il gusto, non lo so, comunque me lo mangio con la mitica bruschetta pugliese, è una cosa favolosa. No. Dimmi Marco. Marco? No, effettivamente il clima comunque caratterizza il prodotto all'80%, cioè comunque c'è, avendo un buon aria pulita, del sole veramente, cioè comunque avendo questo clima così favorevole, abbiamo di conseguenza dei prodotti veramente buoni, naturali. Ecco, oltre ai sapori del Gargano, che poi ci sono, poi c'è il pesce ovviamente, perché dalle cozze alla orata, tutto, comunque su il Gargano diciamo che è una penisola dove su tre lati comunque facciata sul mare, ma certo, quindi. Ecco lì appunto, come ho detto prima, il pesce che è una dei prodotti, uno dei sapori che fa parte, poi come hai detto te, dai funghi a quello che è la melanzana, a quello che è la cucuzza, cioè la zucchina. Vedi che sto parlando anch'io in terronesco, no? Ah, sì. Anche un altro, scusami se ti interrompo, perché effettivamente mi è illuminato un'altra cosa. Nessuno se l'aspetta, ma il Gargano è una grande terra dove è ricca di agrumeti. Ah. Tutta la zona di Rodi Garganico, Vico del Gargano, hanno questi giardini immensi di agrumeti e ha la particolarità, tipo l'arancia garganica, c'è una delle tante specie di arancia garganica che matura fino al mese di agosto. Ah, beh, vedi, questo non lo si sapeva, insomma. È vero, infatti matura fino ai mesi di agosto, sarà per il fatto che comunque rispetto alla Sicilia, che comunque sono le prime arance che troviamo sul commercio, siamo un po' più alti geograficamente, quindi inizia a maturare più tardi, però prosegue fino ai periodi di agosto, sicuramente di luglio inoltrato. Certo. Ascolta, a proposito, prima hai parlato di olio, no? Sì. Io mi stavo dimenticando una cosa molto importante, perché tu hai diverse piante di ulivo e quindi produci anche olio, no? Giusto. Ecco, come viene fatto l'olio, praticamente quello buono, anche se non è certificato bio il tuo, eccetera, eccetera, però sappiamo, io so, e anche mia moglie sappiamo benissimo come quello fai, eccetera, eccetera, eccetera. Okay, okay. Come viene fatto praticamente, dai? Perfetto, allora, diciamo che comunque dal presupposto che è il periodo di raccolta dell'olivo, cioè l'olivo raggiunge la sua piena maturazione nei periodi autunno inoltrato, inizio inverno, quindi parliamo di novembre-dicembre, quello è il periodo in cui comunque l'olivo raggiunge la sua piena maturazione, anche se comunque ogni stagione l'uliveto necessita di attenzione in tutte le stagioni dell'anno, cioè non solo la stagione della raccolta, ma soprattutto il periodo ad esempio estivo è quello più pericoloso, che comunque i tassi di umidità molto alti possono creare e danneggiare il frutto. Quindi è l'estate il periodo in cui bisogna avere maggiore accortezza sull'uliveto. Si inizia nei periodi di novembre, io solitamente noi in famiglia subito dopo i morti lo facciamo. Sì. Subito dopo il Ponte dei Morti iniziamo la raccolta delle olive. Niente, è una bellissima esperienza che invito a tutti a fare, anche se è dura, però io dico sempre che quando si ha a che fare con la natura si è in pace con tutti. Assolutamente. Perché le piante non parlano. Sono d'accordo. C'è questa raccolta che viene fatta quotidianamente con la consegna delle olive presso il frantoio, cioè a fine giornata, dopo
aver raccolto in maniera ormai meccanica, perché la prima veniva fatta con dei bastoni, ma ormai sì. Questi bastoni sono stati sostituiti chi dal scotitore, quelle aziende un po' più grandi, oppure dai piccoli produttori come ad esempio noi, dall'abbacchiatore, che sì. sono dei rastrelli ad aria compressa, dove viene fatta questa raccolta degli olivi. A fine giornata vengono consegnati in frantoio, dove ci si prenota per la molitura. Uh-huh. Ci si prenota perché avere delle olive in frantoio troppi giorni, i tassi di acidità possono alzarsi. Ah, okay. Perché il tasso di acidità non è altro che quel tasso che determina l'olio, se è extravergine, vergine o lampante. Okay. Perché l'acidità più è alta e più l'olio tende ad essere lampante. Un tasso di acidità da 0 a 0,8 e l'olio con un tasso di acidità da 0,8 è un olio extravergine di oliva, da 0,8 a 1,5 è un olio vergine, sì. da 1,5 in poi è un olio lampante. La differenza, Marco, scusami, tu hai fatto tre tipologie esatto, di olio, no? Ovviamente l'extravergine d'oliva è l'olio in cui quello più buono certo. Ed è quello che comunque speriamo tutti di ottenere, perché anche certo. sul mercato è quello più riconosciuto, è l'olio che ha comunque un valore di mercato più alto rispetto agli altri. Quindi noi, una volta consegnato queste olive in frantoio, ci prenotiamo e subito, dopo un giorno massimo, andiamo a molire. Certo. Viene molito l'olio, noi andiamo in frantoio con dei recipienti personali, mm-hmm. dove quello che moliamo ci portiamo indietro. Certo, certo. Viene il frantoio, che comunque è un frantoio privato, ovviamente bisogna pagarlo, bisogna dargli riconoscergli qualcosa. Eh beh, ovvio. Tradizione vuole che il 99% dei produttori lasciano l'olio in frantoio. Noi paghiamo in olio. Ah, pagate? Non c'è sborso di denaro. Come ai vecchi tempi, praticamente. Allora. Bravissimo. L'olio, ad ogni macinata, che sì. una macinata di olio sono 3 quintali di olive, loro chiedono 6-7 kg di olio. 3 quintali di olive, quanto ti viene fuori di olio, praticamente? Parliamo di una resa media del 15%, quindi possono starci delle rese alte 18%, 20%, sì. a delle resi basse di 12-13%. Uh-huh. Quindi su 3 quintali di olive parliamo di 45 kg di olio, perché quando si parla di olio, stranamente, tutti parliamo di litri, ma si parla in chili. Sì. Cioè si vuole che si parli di chili, quindi 45 kg di olio, un litro di olio è 1,1 kg, quindi stiamo intorno ai 50 litri di olio, okay. una macinata. Sì, di 3 quintali quindi, insomma circa. Sì, su 3 quintali di olive una macinata vuole che noi lasciamo in frantoio un 7, c'è qualche frantoio che chiede 6 kg, qualche frantoio che prende 7 kg di olio macinata. Sì, e tutto viene fatto così in maniera molto semplice, comunque è tutto molto organizzato, ormai è una tradizione che va avanti da anni. Certo, certo. E nulla. Ascolta, le olive vengono cernite quando vanno al frantoio oppure vanno tutte grandi, piccole, fatte bene, fatte male? No, viene fatto un po' tutta una raccolta, viene fatta insieme, nel senso, sì. Sì, parlavi di olive servite, no? Chiedo scusa. Una cernita. Pronto? Sì, no, mi chiedevi se le olive fossero? No, cernite, cioè praticamente vengono fatte in una cernita. Sì. No, vengono tutte messe insieme, vengono portate lì e poi nulla. E poi, ecco, poi a fine molitura in questi, noi comunque lasciamo il campione per comunque sapere ed ottenere il grado di acidità, certo. e le varie analisi predisposte prima comunque della messa in vendita dell'olio. Ascolta, poi mi dicevi, quando eravamo lì nel Gargano, lì da te, che praticamente è residuo, noi lo chiamiamo l'ossicino, no? come il nocciolo, come lo chiami? Sì, ecco. E viene recuperato, sì. il frantoio, perché viene automaticamente viene scartato, no? In questi sì, frantoi. Esatto, giusto, ecco, giusto. Il nocciolo praticamente viene però utilizzato in un'altra maniera, no? Esatto. Ecco, esatto, viene utilizzato per riscaldare le case. Il nocciolo di ulivo viene attraverso delle modifiche attraverso una piccola modifica nella tipica sì. caldaia pellet,
vengono usati i noccioli per riscaldare gli ambienti. Pensa cioè, te. A posto del classico pellet. Ecco. Certo, quindi diciamo che... Non si butta via nulla. Dell'oliva è come il maiale che non si butta via niente. Insomma. Bravissimo. Perfetto. Ascolta Marco, raccontaci un attimino, se uno dovesse venire a fare una vacanza... nel Gargano, no? Sì. Oltre a Vieste, che credo che sia la cittadina sul litorale, la quella più grande, mi pare. Sì, no? La più gettonata. La più gettonata, no? Poi che altri paesi, altre cittadine ci sono lì? Guarda, allora c'è Peschici che ha una caratteristica unica in Europa. Sì. Peschici è un borgo che è esattamente direzionato verso nord. E di conseguenza è l'unico posto in Europa dove sia l'alba che il tramonto, alba nasce dal mare, il tramonto muore nel mare, quindi è l'unico posto in Europa dove si ha, proprio dove si può ammirare questo sole che nasce dal mare e muore nel mare. Bello. Ed è un borghetto molto bello e caratteristico, sì. A picco sul mare su un roccione. Mm-hmm. Poi c'è Monte Sant'Angelo che comunque dovrebbe essere uno dei comuni più alti della Puglia, dove comunque, perché stiamo intorno ai 700-800 metri di altitudine, esatto. Passando per la foresta Umbra, arrivando in su, dove c'è il santuario di San Michele Arcangelo. Dopo ne parlerò, perché lì mi piace parlarne dopo, quando che praticamente smettiamo questa diretta, questa chiacchierata. Ah, okay, perfetto, okay. Perfetto. Peschici, dopo cosa c'è lì? Rodi? C'è Rodi Gargano e il Vico del Gargano per la loro particolarità degli agrumeti, e Vico del Gargano è il paese degli innamorati, dove viene festeggiato il 14 di febbraio, il giorno di San Valentino. Sì. Poi c'è comunque San Giovanni Rotondo, che è tutto comunque collegato, sì, alla tradizione, alla particolarità di Padre Pio, sì. e poi niente, finendo un po' verso il comune più grande del Gargano, che è Manfredonia, che si aggira intorno ai 50. Ah, Manfredonia è ancora nel Gargano. Sì, Manfredonia nel Gargano è l'ultimo comune sul litorale sud. Che è proprio, che Manfredonia praticamente è la città, diciamo, moderna, tutto. Bravissimo, quanto. Insomma. Una, è la più grande. Poi comunque i comuni che abbiamo accennato fino ad ora sono, parliamo di forse Peschici il più piccolino, intorno ai 5-6 mila abitanti, passando per Vico, Peschici, comunque sempre siamo intorno ai 10 mila. Ecco, Vieste meno, mi pare che tu mi abbia detto che sono intorno ai 13 mila abitanti, insomma, no? Sì. Ecco, Vieste è una città ovviamente dalla vasca, diciamo dalla passeggiata tranquilla, di serale, dove c'è tantissimi ristoranti, birrerie, insomma. Molto turistica, ben esatto. Organizzato, un bel comune sul Gargano, Vieste, anche che comunque detiene questo centro storico molto carino e caratteristico, con questa punta esposta verso est, est, che è molto bello, no? Un comune molto caratteristico, bello, non perché vivo e sono nato qui, però... insomma, è la tua terra, dai. Sì. Mi pare anche giusto, insomma, no? Giusto, noi portiamo sempre avanti le nostre cose, la nostra terra, le nostre radici, come si dice, no? È vero. Ascolta, 2 minuti con il tuo agriturismo, vorrei anche dirlo, perché giustamente tu hai un agriturismo con 6-7 casette, mi pare. Sì, 7 casette. E in mezzo ovviamente a tantissimi ulivi, tanto per cambiare. Forse è l'unica attività ricettiva dove non trovi una palma, perché ultimamente negli anni tutti vanno pazzi per le palme. No, abbiamo cercato di lasciar su l'originalità del posto, però ci sono tanti fichi, quello sì, bravissimo. Infatti voglio dirti che è il periodo, ora proprio siamo in piena maturazione del fico. Adesso vengo giù, vengo lì a prendere i fichi. Lasciami l'indirizzo che te li spedisco un po' io. No, non scherzi. comunque, abbiamo cercato di lasciare un po' il posto originale, la condizione familiare, dove veramente ci si sente. Ecco, lì ovviamente sei in mezzo, come ho detto, ai fichi, ai meli, ai peri, a prugne, eccetera. Bravissimo, più di 50 piante diverse, ecco. Che comunque danno un frutto, danno una ricchezza. Assolutamente sì. E poi, come anche diversi animali, che ognuno dà una ricchezza, tranne il cane, che mio padre ha voluto denominare come cane ornamentale. No, comunque 900 è il massimo.
È il Marzio. 900, per gli ascoltatori ovviamente non sanno chi era 900, è un cane che portava via praticamente ciabatte, costumi, asciugamani, cani, tutto. Ai tuoi clienti praticamente. Poi c'è Barone, che è un cavallo, ovviamente. Un cavallo animatore, sì. Per tutti i bambini. Per tutti i bambini. Ecco, abbiamo proprio voluto lasciare questa originalità al posto. Ecco, io con questo io volevo salutarti. Grazie, sperando, Marco, che di vederci, in teoria tu dovresti arrivare in su perché hai dei clienti ovviamente al nord con l'olio. Sì, esatto. E quindi vediamo un attimino se passi. Salutarti ovviamente. Certamente. E così facciamo quattro chiacchiere e stiamo magari una mezz'oretta, quello che tu puoi spendere perché poi sei di viaggio, e bere lo spritz padovano che... Marco, io ti saluto. C'è grazie qui, mille, Giorgio. Saluto anche a tua moglie e a tutti. Ciao Marco, un piacere. Ciao Gina. Saluta Brigida. Ecco, okay, non mancherò, grazie. Ecco, bisogna dire una cosa di Brigida, però, che è tua mamma, che è una grande cuoca. Che è una grande cuoca, assolutamente. Questo, per tutti i palati, assolutamente. Questo bisogna sempre ricordare, che è una grande cuoca, eh? Sì, giusto. Ciao Marco, stammi bene. Ciao, un abbraccio a tutti. Grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao. Un abbraccio a tutti quanti. Ciao. Allora, un po' di musica. Dove è andata? Ecco, questa abbiamo sentito Marco, appunto. Marco è il titolare di questo agriturismo e i sapori da Gargano. E se volete andarvi a fare un giro prossima estate, c'è là, è là. Un bel posto, ci sta bene, sinceramente. Ho voluto farlo raccontare da lui, questo posto, ma più che altro il Gargano in generale, così, no? E per passare un po' qualche giorno veramente di relax, anche se la strada da Padova è di circa 730-740 km, ma secondo me ne vale la pena, perché è un posto dove c'è il sole, siamo stati diversi giorni e con tanto sole, insomma, quindi ce lo siamo portati via, insomma. Vabbè. Comunque, per arrivarci sul Gargano, venendo da nord, ovviamente, perché stiamo parlando da nord, quindi andiamo verso sud, si esce a Poggio Imperiale, quindi subito dopo Termoli c'è l'uscita a Poggio Imperiale, si esce a Poggio Imperiale, si prende una statale che si chiama Veloce Scorrimento Veloce, è lunga una 50-60 km circa. E questa strada praticamente, meraviglia delle meraviglie, c'è tutto, diciamo così, il cosiddetto tavoliere delle Puglie, che lì, se si va verso giugno, si trova tutto il prodotto, cioè il grano, tutto pronto per la mietitura. E lì, come sapete, il tavoliere delle Puglie è stato nominato così perché fa una delle più grandi produzioni sia a livello pugliese, ma anche a livello, diciamo così, nazionale, a livello italiano. E poi, quando siamo andati noi, c'era anche la raccolta
dell'oro rosso, stiamo parlando del pomodoro, e guarda caso, vero Giola, sì. si predica tanto, però di italiani io credo che ce ne erano pochi a raccogliere, ecco, tutti di colore a raccogliere questo oro rosso. Che sì, c'erano gli italiani, quelli che comandavano. No, non parlo più veloce per un attimo. Di persone bianche, diciamo, quindi persone nostrane ce n'erano, erano molto probabilmente i latifondisti che... O i caporali, i cosiddetti caporali, Beh, questo non lo possiamo sapere. E comunque vedevi che impartivano ordini a queste povera gente, che vedevi che erano là con la schiena abbassata a raccogliere questi pomodori. 10-11 ore al giorno magari per prendere quei 30-40 euro, forse meno, forse di più, non si sa, però quella era grosso modo la cifra. Comunque ecco, questa è la testimonianza appunto di persona, di vedere queste persone di colore che raccoglievano appunto questo prodotto stupendo, buonissimo, perché come vi ho detto prima anche con Marco è un prodotto molto molto buono, gustoso, eccetera eccetera eccetera. Comunque facendo questa strada lunghissima che è interminabile, perché 50-60 km, però non c'è paese, c'è qualche casa sparsa di qua e di là eccetera eccetera, e tutta questa terra che c'è questo sto grano che viene raccolto al tempo diciamo a giugno, poi c'è questa raccolta di pomodori eccetera, si arriva ovviamente uno svincolo che dove da una parte si va a Rodi e da una parte si va a Vieste, no? E lì c'è tutto un salissendi di circa una quarantina di chilometri, e lì non si arriva mai perché bisogna andare molto piano eccetera eccetera. Quando si arriva lì su questo posto qua, sai, veramente stai bene, perché poi trovi assolutamente una tranquillità che è stupenda. Quello che è la sera, che vedi tanta confusione, vedi veramente il turismo proprio, poi anche il mare eccetera, un mare stupendo, spiagge libere, a parte che ovviamente ci sono tutti i bagni anche lì, tutti i vari residence, camping e tutto quanto, però ci sono ancora dei spiazzi diciamo così liberi, dove si può fare quello che si può fare, insomma. Però quello che a parte il mare, a parte la Vieste, Peschici che ci ha raccontato Marco, questi paesetti eccetera, quello che ovviamente mi piace raccontare, qui c'è anche mia moglie casomai che mi può aiutare, è che partendo da Vieste per andare a Monte Sant'Angelo, che lì come abbiamo detto c'è la basilica, la grotta di San Michele, bisogna attraversare tutta la foresta umbra, no? Che si trova praticamente col Monte Calvo a 1000 metri grosso modo d'altezza, no? E lì è bellissima la foresta umbra, perché è piena di piante, piena di ombra, ci sta veramente bene. Poi c'è un posto di ristoro e lì si può parcheggiare la macchina, e se uno ha voglia si fa la sua bella passeggiata, quando che ora può andare a funghi con il suo permesso eccetera, o comunque in ogni caso d'estate, nel periodo diciamo così feriale per i turisti, e lì c'è una bellissima passeggiata che uno sì, può passare. Ci sono comunque diversi sentieri per esatto. Fare le passeggiate, non ce n'è uno solo. Sì, dicevo uno, nel senso che poi viene diramato in tutti i vari sentieri, lì poi mi pare che ci siano cervi, altri animali, insomma, che sono assolutamente, non si può cacciare, sia ben chiaro, tutto quanto. Quindi ecco. E diciamo che è una foresta, un parco da vedere, chiamiamolo così, e da passare insomma qualche ora, ecco. Poi andando, attraversando appunto tutta la foresta umbra, sempre con salissendi, si arriva a questo comune che, come ha detto Marco, poi si trova a 700 metri di altezza, è il comune più alto del Gargano, è Monte Sant'Angelo. Allora, per 3 anni, quest'anno era il terzo anno, che andavo appunto in questa grotta,
da, ma neanche tanto da visitare, perché non è da visitare, ma ti dà, almeno a me mi è successo queste cose, mi dà quella energia, quelle cose che poi di solito sono anche un po' inspiegabili, certe cose, no? E mi piace appunto andarci, e stare qui 5-10 minuti, insomma, quello che dal mio punto di vista mi bastano, no? E quest'anno è successa una cosa un po' particolare, in cui siamo entrati nella grotta. Sto parlando per me, può essere che tu dopo Giola abbia altre cose che hai sentito tu quest'anno o anche magari altri anni. E, entrando appunto nella grotta, ci siamo seduti, ero in una fase, diciamo così, di meditazione, chiamiamola così, cioè di ispirazione e di respirazione, no? Proprio qui, cioè, proprio in una maniera però molto, molto silenziosa, proprio era un qualcosa tra me e me. A un certo punto, non so quanto tempo sia passato, non avevo in mente il tempo, niente. A un certo punto, cos'erano? Dietro di me, dietro di noi? Dietro di noi, sì, nella panca dietro. Nella panca dietro, un gruppo di persone, molto, anzi, senz'altro cattoliche, cos'era, un prete, cos'era? Non so. Vabbè, insomma, quello che era. Insomma, due o tre donne, diciamo, con un uomo, quello che è, hanno cominciato ad alta voce a dire il rosario. In quel momento si è rotto praticamente un incantesimo, tutta un qualcosa, tutta l'atmosfera, un qualcosa, tanto ho detto Giola andiamo via, perché si è rotto un quel, come dicono i ferraresi, no? Un quel, un qualcosa, perché queste persone non avevano poi nessun rispetto, almeno dal mio punto di vista, per gli altri, che c'erano delle persone oltre a noi che magari erano anche loro lì in una situazione di meditazione o comunque di prendere un qualcosa, e loro hanno rotto questo incantesimo. Non so, sì, se a te è sembrato da tenere presente che in questo luogo vige l'assoluto silenzio, non si può parlare ad alta voce, tantomeno pregare ad alta voce. E quindi hanno anche violato, diciamo, quello che è la sacralità di questo luogo, mettendosi a pregare in questo sistema. Ecco, e quindi è stato rotto questa, sì, cosa. Oltretutto, poi uscendo abbiamo sentito che incoraggiavano a non pregare ad alta voce, il silenzio, che di mantenere il silenzio in questo luogo sacro, insomma. Ecco. Sì, perché appunto c'erano delle persone che andavano lì per altri motivi, come me per esempio, non certamente per pregare, ma per avere quell'attimo o quei minuti per me, insomma, ecco, per ritrovare proprio io. Esatto, tanto che quando siamo andati fuori, ti ricordi Giola, c'era una marea di turisti, perché poi è una meta per tanti turisti, e quando che c'è tanti turisti che vanno dentro in questa grotta, in questa basilica, chiamatela come volete, si rompe un qualcosa, comunque non c'è più quell'energia. Quella che, per esempio, se ti ricordi quando siamo andati alla Sacra di San Michele, quella energia io non ho mai trovato alla Sacra di San Michele. No. Non lo so perché, però lì a Monte Sant'Angelo io trovo queste situazioni. Vabbè, sono cose nostre, sono cose personali. Che... strettamente personali. E poi lì, per uno che... a proposito... Monte Sant'Angelo, oltre ad avere appunto la basilica, questa grotta di San Michele, è anche un comune storico, c'è tutto un centro storico non tanto grande, tutta una serie di scalinate, no, che ti porta, mi pare, sul punto più alto del comune, dove c'è il castello, che è stato ristrutturato dopo anni, che adesso si può andare a visitare,
che è stato, adesso non mi ricordo più la storia, tutto quanto, comunque fatto sta che è stato anche conquistato quel castello da quel Federico II di Sveba, che ha costruito a Castel del Monte, sempre lì in Puglia, vicino a Barletta, Trani, Barletta, il famoso castello ottagonale, no? Che anche lì c'è tutta una questione a livello simbolico, ecco. Il castello ovviamente in un'oretta penso si visiti, insomma, e poi c'è un costo molto residuo di un paio di euro, insomma, ecco. Comunque è sempre una meta da andare a vedere. E poi ci sono i vari negozietti, insomma, i soldi a cosine, insomma, i souvenir, questo che l'altro, eccetera, eccetera. E poi da lì uno, volendo, e se è attaccato al cosetto Padre Pio, si fa altri 20-30 km, sì, non credo, almeno, sì. E va a San Giovanni Rotondo, che da Vieste a San Giovanni Rotondo sono una sessantina di chilometri. Nel 2014 tu ti sei andata a Basilica di Pio X, no, Pio, come cavolo, sì, Padre Pio. Padre Pio. Ecco, io cercavo un posto dove bermi un spritz, mi hai lasciato là. Sei rimasta a bocca asciutta, però, A posto, per fortuna che ho fumato il sigaro. Okay. Comunque, va bene, dai. Questa era un po' quella che volevamo raccontarla così, in breve, ovviamente, più che altro ci tenevo a questo Monte Sant'Angelo, che credo che per quelli che vanno un po' alla ricerca della loro spiritualità, sempre di quelle cose un po' particolari, energetiche, eccetera, sia una meta veramente bella, carina anche da andare e da andare lì. Dopo ognuno può trarre le proprie cose, per carità, perché ognuno di noi poi alla fin fine ha un qualcosa di diverso, assolutamente. C'è quello che magari va dentro che non gliene frega niente, ma c'è quello che è un qualcosa di più profondo, quindi tante cose messe insieme, insomma, ecco. Ok, va bene, dai, mettiamo su un pezzo musicale e poi vediamo nella seconda parte. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale. Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora,
spruzza acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie, eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. There was a big celebration in the capital, cause the war was finally over. The soldiers had come home and had taken off their uniforms. In the streets there was dancing. C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.
Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244. L'acqua è il nostro principale alimento. La Tescart di Meneghetti Basilio, già produttrice dell'anticalcare Gauss, è lieta di presentare gli ionizzatori per la produzione di acqua alcalina. Questo pomeriggio del 17 abbiamo oggi, sì, di agosto, quindi siamo proprio al pieno della settimana canonica, o meglio le due settimane canoniche di agosto. Oggi è proprio due giorni dopo il Ferragosto. A proposito, buon Ferragosto, anche se in ritardo ovviamente. Spero che comunque questa giornata, sempre un po' particolare, sia stata a vostro gradimento e quello che voi avreste voluto fare, insomma, ecco. Quindi un buon Ferragosto a tutti, anche se è stato in ritardo. Dicevo, proprio in queste due settimane, diciamo così, centrali di agosto, anche oggi c'è un caldo buono, e, insomma, cerchiamo di tenere compagnia. Siamo ancora in rodaggio dopo un tot di settimane che non ci si sentiva, e quindi un salutone a tutti quanti ancora una volta da parte mia, da parte tua, Giola, giusto? Sì, sì, ecco. Certo. Spero che, ripeto, spero, come ho detto all'inizio, che tutti voi possiate stare bene e aver passato questi giorni tra luglio e agosto bene, insomma, ecco. E magari nei prossimi giorni, se non avete ancora staccato la spina, insomma. Un messaggio a proposito: chi vuole mandare dei messaggi lo può fare anche oggi, siamo qua, 334 per i vostri saluti o comunque quello che volete, non c'è nessun problema, oggi è così, c'è un messaggio. Allora, buon pomeriggio a tutti e due, ben arrivati, buona trasmissione, saluti Ornella da Treviso. Grazie Ornella. Chi che vuole, ovviamente, ripeto, mandare messaggi oppure chiamare anche in diretta, non c'è problemi, è lo 049 700. Volevo io, a parte che in questi giorni, è praticamente una decina di giorni che c'è le Olimpiadi, no? Quindi grande scorpacciata di sport, quelli meno popolari o quello meno che si conosce meno, eccetera. Io amo le Olimpiadi perché le amo anche proprio perché hai la possibilità di vedere tutti quei sport che magari per il grosso pubblico, per la cosiddetta massa, non ti li fanno mai vedere. Né per la TV, la cosiddetta gazzetta dello sport non ne parla mai, eccetera. Quindi qui ci dà la possibilità, ovviamente, di vedere sport che magari non si pensava neanche che ci fossero, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi dà sempre questa occasione, insomma, di conoscere cose diverse, insomma, ecco. Quindi una bellissima scorpacciata di Olimpiadi. Adesso sono anche un po' stanco di sport tutto il giorno, ormai, però domenica, per fortuna, è l'ultima giornata e poi si chiude tutto la Baradan, e poi vedremo nei prossimi 4 anni che si andranno a Tokyo a fare. Però c'è da dire un qualcosa, no? Anche in questi giorni di ferie, di tranquillità, di relax, eccetera, eccetera, il mondo non si è fermato, o meglio, i potenti non si sono fermati, vanno a fare, anzi, proprio in questo periodo che la cosiddetta massa, invece l'ora di andare un po' al mare, un po' in montagna,
un po' al lago dove che deve andare, proprio per approfittare di tutta una serie di cose, no? Allora, una prima notizia che, per esempio, dei cosiddetti mainstream, no? Non viene fuori, è il 24 di marzo di quest'anno, pensate un po', oggi siamo in agosto, il 24 di marzo di quest'anno, il Tribunale dell'Aia praticamente ha detto che Milosevic, vi ricordate Milosevic, il capo, il presidente della Repubblica Serba, o quello che è, o quello che era meglio, era innocente. Era stato dichiarato criminale di guerra oggi, anzi il 24 di marzo di quest'anno, è stato dichiarato innocente. Dopo un po' di mesi, ma soprattutto perché hanno condannato Milosevic come criminale di guerra? Sapete, la scusante era comunque la uccisione di tante persone, tutta una serie di cose da parte della Serbia, il Kosovo, tutto quello che ci va dietro, la Bosnia. Proprio perché ancora una volta i cosiddetti paroni del mondo dovevano balcanizzare la ex Jugoslavia. E poi, come sapete, e ve lo ricordo, Milosevic, che in carcere praticamente era anche malato, aveva chiesto di andarsi a curare in Russia dai medici russi, era arrivato anche il permesso concordato a tutto ciò, guarda caso dopo 5 giorni è morto. Ah, guarda caso, no? Vabbè, comunque è una notiziola lì da riflettere un attimino. Un'altra notiziola che non è tanto notiziola, è che, sapete, ormai siamo prossimi alle votazioni in Stati Uniti d'America, la Hillary Clinton, ormai soprannominata da Blondet come la Hillary Clinton, se la dovrà vedere col Trump, no? Quindi sono state fatte le cosiddette convention, queste grandi manifestazioni, queste grandi kermesse. Sapete benissimo che, per chi non lo sa, che la Clinton, c'è stato un broglio, diciamo così, nelle primarie, perché pareva che Sanders doveva andare lui al posto della Clinton, e c'è stato un broglio anche sulle primarie, anche negli Stati Uniti d'America. Molto ovviamente gli italiani e il Partito Democratico soprattutto, sapete, fa i grandi brogli, no? Ha copiato dagli Stati Uniti d'America. Questo, fra virgolette, lo dico io, ipotesi, sia ben chiaro. Comunque, fatto sta che la Hillary dovrà, come ho detto prima, vedersela col Trump, e già i sondaggi danno la Clinton come presidente, la nuova presidente degli Stati Uniti d'America, che, come sapete, questa è finanziata, sostenuta da tutti quei poteri forti, io chiamo poteri forti, dopo chi metterli come volete, sia ben chiaro, cosiddette banche, multinazionali, le lobby delle armi, le lobby di quelli che vogliono fare la guerra, eccetera, eccetera.
perché il progetto, ormai diversi analisti lo dicono, da Blondea, Chiesa, Mazzucco, eccetera, eccetera, che la Clinton è una guerra fondaia, e il suo primo progetto, se diventerà Presidente della Repubblica o Presidente degli Stati Uniti d'America, sarà appunto quella di cominciare a fare la guerra proprio sul serio, e sarà la Siria e il Medio Oriente e tutto quello che ci va dietro. Poi stanno dando colpa a tutto ciò quello che succede alla Russia, attacchi di qua, attacchi di là, e questo per isolare la Russia di Putin. Questo è nel progetto di questa Hillary Clinton, che se andate, sono state in parte anche pubblicate, mi pare, delle famose 20.000 email che dopo sono andate nel sito di, come si chiama, WikiLeaks, eccetera eccetera, grazie del suggerimento che non mi veniva, che fa sì che questo personaggio, un personaggio buio, scuro, che si presenta con una faccia, ma dopo, o meglio, si presenta con 10.000 maschere, ma dopo sotto sotto ha una faccia molto molto pericolosa. Vedremo come andrà a finire questa cosa, saremo lì, vedremo se in settembre, proprio il primo lunedì di settembre, cercherò di intervistare Massimo Mazzucco, che è un ottimo conoscitore degli Stati Uniti d'America, perché lui ovviamente è stato 20 anni lì, in quella zona, a Los Angeles, quindi conosce molto la strategia e la politica e tutto quello che ci va dietro degli stessi Stati Uniti d'America, e sentiremo da lui il suo punto di vista. Poi lì c'è stato anche l'attacco, ancora una volta, in Libia. Come sapete, che il presidente attuale di Unità Nazionale, che non mi ricordo il nome, è libico, ha chiesto l'aiuto degli statunitensi insieme con gli inglesi, credo, e con i francesi, in parte anche il nostro, per andare a bombardare Sirte, che a quanto pare è il quartiere generale del cosiddetto ISIS. Chiediamoci sempre perché hanno ucciso Gaddafi, facciamoci sempre queste domande, e molto probabilmente tireremo poi delle somme alla fine, perché la cosiddetta Libia, che durante la presidenza, o comunque durante il governo del brutto dittatore cattivo Gheddafi, era un paese in dove che lo stipendio pro capite di ogni libico era superiore a tutto il continente africano, nord, centro e sud africano. E guarda caso, aveva un bel progetto Gheddafi, no? Aveva il progetto, ovviamente, di fare il cosiddetto dinero o nordafricano. Quindi con quella moneta lì poteva dar fastidio ai cosiddetti nordamericani col dollaro, perché lì si paga col dollaro, e se veniva fuori questa moneta, il dollaro ovviamente non esisteva più, o meglio, si faceva questi scambi di prodotti pagandoli in dinero, e lo hanno tirato giù ovviamente da carega, come si dice
in dialetto veneto. E adesso sono lì, in Libia, per la Libia è uno stato che ha tantissime materie prime, in primis il petrolio, poi c'è il gas, poi c'è l'acqua, e lì verrà fatto una spartizione di questo stato, come una volta andiamo a colonizzare uno stato che fino all'altro giorno praticamente era indipendente e aveva una propria politica, brutta o cattiva che sia, ma aveva quello. Brutto o cattivo che sia stato Gheddafi, però era quello. E noi occidentali, noi, sto parlando ovviamente sempre di loro, sempre di quei stati che si chiamano nordamericani o Stati Uniti, inglesi e francesi, e in parte noi siamo andati a bombardare. E adesso, come vi ho detto prima, ci sarà la spartizione della Tripolitana, Cirenaica e un'altra regione, perdonatemi, che non mi ricordo. E si andranno a spartire appunto questo stato. Questo era già nelle previsioni di questa guerra o di questo bombardamento, già lo avevano già detto, guarda caso, giornalisti che abbiamo intervistato, da Giulietto Chiesa a Massimo Mazzucco, da me intervistati, che avevano già, diciamo così, previsto questo attacco, un po' prima, a dire la verità, di luglio. Però è arrivato proprio in queste settimane, le scorse settimane, no? E lì sentiremo anche, se sta bene, anche Manlio Dinucci, perché lì c'è tutta anche una strategia, purtroppo, della NATO. Questa è un'altra notiziola che ci tenevo a dire, no? Per non parlare ovviamente della Siria, di una città come Aleppo, che è una città ormai fantasma, che la città di Aleppo è la seconda città più grande della Siria dopo Damasco, in cui ci sono tantissime persone civili che stanno morendo, bambini, donne, vecchi, perché come sempre si dice che i famosi o cosiddetti ribelli moderati del siriani, cioè quelli che praticamente sono all'opposizione di Assad, sono là per far sì che Assad se ne vada. Ma lì, come sapete, c'è il famoso ISIS, creato e voluto dagli Stati Uniti d'America, insieme con l'Arabia Saudita, insieme col Qatar, insieme con la Turchia, anche se la Turchia oggi è cambiata, dopo vediamo anche il perché, insomma tutto un insieme di cose per destabilizzare quella terra che si chiama Medio Oriente, perché lì c'è uno Stato, lo Stato di Israele, che vuole assolutamente esercitare il suo potere sulla Siria, sulla Giordania, sull'Iraq, sull'Iran, che lo vede come nemico numero uno, e sono tutti quei stati che girano attorno. Quindi anche qui, quando che vengono fatte le cosiddette analisi di giornalisti come Chiesa, come Mazzucco, come Blondet, per non parlare di altri, di controinformazione, eccetera, eccetera, che avvertono questi segnali di guerra o di terza guerra mondiale,
non magari come la prima o la seconda, ma fatta anche in una maniera diversa, molto probabilmente. Però sempre guerra è, sempre morti sono. E noi siamo qua, con il nostro Renzi, col nostro Salvini, col nostro Napolitano e questo che l'altro, che non guardiamo queste cose che stanno succedendo a livello mondiale. Il colpo di Stato, o comunque il fallito colpo di Stato in Turchia, che come abbiamo saputo da i vari siti, è stato un colpo di Stato ovviamente preparato e costruito da chi? Sempre da loro, dalla CIA, contro Erdogan, il presidente della Turchia, che a me personalmente non piace, però posso dire che è stato eletto democraticamente dalla sua gente e quindi democraticamente è lì ad gestire il popolo e l'amministrazione turca. Come sapete, questo colpo di Stato è stato tentato perché in ogni caso Erdogan aveva e sta avendo vari contatti con Putin. Infatti Erdogan si è dopo diversi mesi scusato con Putin stesso sulla questione dell'aereo. Vi ricordate il Sukhoi che è stato bombardato, comunque bombardato praticamente dai turchi stessi? Quindi ci sono stati, mi pare, uno o due morti, adesso non mi ricordo, che dopo Erdogan, dopo diversi mesi, come vi ho detto prima, ha chiesto scusa a Putin. E questo per gli americani non è che gli sia andato tanto per la quale. Erdogan ha attaccato gli Stati Uniti appunto per questo colpo di Stato, tanto che adesso, a quanto pare, la paura degli Stati Uniti è quella di perdere la Turchia, e lì c'è una come si dice, una base americana in Turchia molto grossa, non mi ricordo, io mi scuso sempre, ma non mi ricordo il nome della base americana, ma se andate un po' alla ricerca lo trovate, Circhin, una cosa, lascio stare perché altrimenti potrei dire una fesseria, e quindi ha paura di perdere la Turchia, perché poi la Turchia è un alleato molto forte degli Stati Uniti ed è membro appunto della NATO, e molto probabilmente consegnerà, tanto per tentare di silenziare o comunque di tenerlo buono Erdogan, darà, diciamo così, in pasto l'imam che si è rifugiato negli Stati Uniti d'America, Felab, vabbè, tutti questi nomi strambi, e vedremo nei prossimi giorni. L'Europa che fa? L'Europa sta a guardare. L'Europa è diventata vassallo, o meglio, era già vassallo degli Stati Uniti d'America, e ancora adesso è ancora di più vassallo, sempre di più, degli Stati Uniti d'America e sotto sotto anche della City di Londra, perché è là che gestiscono un po' di cose. La Russia e la Cina diciamo che stanno facendo degli accordi, perché la Russia ovviamente si vede isolata e circondata dalla NATO, sempre più lì alle proprie porte, ai propri confini, vedi Polonia,
vedi le tre repubbliche baltiche, Lituania, Estonia, Etonia, vedi l'Ucraina, e quindi sta tentando di avere contatti o rapporti con la Russia, e a quanto pare hanno già fatto dei primi, delle prime riunioni per mettersi di traverso sia in campo politico-finanziario che in campo anche militare, appunto, questo accordo Russia-Cina. Quindi ne vedremo delle belle. Poi c'è una bella riflessione, però stacco un attimo perché mi riposo, abbiate pazienza. Eccoci qua intanto, prima di riprendere questo monotono, tranquillo, ma più che altro niente di particolare, tanto per avere un po' la visione di come che sta girando il mondo, che i cosiddetti giornalisti o mainstream, chiamateli come volete, o comunque questi giornalisti servi del potere, perché ormai questo lo sappiamo. I 700 suona, mi hanno detto, allora lo prendiamo. Pronto? Ciao Stefania, aspetta, ti metto in diretta, vai, ciao Stefania. Sì, pronto, ciao. Sì, ciao. Volevo solo salutare, sì, e darvi il benvenuto. Grazie mille, tutto bene? Perché, sì, tutto bene, pensavo di mandarvi un messaggio, ma ho detto no, un telefono, di solito io non chiamo mai. Hai fatto benissimo. E ti ringrazio perché mentre faccio un po' di lavori in casa riesco anche a essere anche, diciamo, un po' informata su quello che succede. Infatti il bello della radio è proprio questo, dai. Sì. Cose molto interessanti. Ok. Grazie mille. Grazie Stefania. Buona giornata. A te un saluto a tutti i tuoi bimbi e il tuo marito. Grazie. Ciao, arrivederci. Ciao. Grazie a Stefania, ovviamente. Mi ha messo a posto il telefono. Ecco, qui per chi vuole telefonare, ovviamente siamo qua. C'è un messaggio dall'amico Fabio, mi pare, no? Vai, sì, Gino. Fabio ci dice, ci dà il bentornati. Cari amici, ottima la sigla di apertura trasmissione, ottimo pure il racconto sulla Puglia da Fabio della radio, il nostro Fabio. Fabio, io ti chiamo ancora l'originale, Fabio 883, ciao Fabio. Ci vedremo presto, dai, in qualche maniera. Ancora il telefono. Allora prendiamo il telefono. Pronto? Questo gatto tosse. Sciroppo. Sciroppo, dai. Mi mancava, sì. Mi mancava, che vuoi altro. Andiamo, proseguiamo in questa visione. Eravamo rimasti con la Russia e con la Cina, no? Che stanno trattando e stanno sia a livello politico, finanziario e militare, no? Per non essere circondati da questo impero anglo-americano sionista, che è sempre più forte, che si fa sempre più forte, e che da una parte vuole costruire il nuovo ordine mondiale e dall'altra parte vuole fare il disordine, cioè il caos, no? Perché se io costruisco il caos,
per mettere a posto le cose, dopo devo essere sempre io a metterle, cioè allora creo il problema, cioè il caos, c'è una reazione ovviamente e poi c'è la soluzione. La soluzione sono sempre loro. Allora io ti creo il caos e poi la soluzione nello stesso tempo sono sempre io, aspettando appunto la reazione di tutti i popoli. Vi stavo dicendo che comunque un'altra cosa che questo può interessare un po' tutti noi, c'era un bellissimo articolo su Controinformazioni che comunque sempre se andate sulla mia pagina Facebook lo trovate, senza che andate in cerca di qua e di là, che parlava che alla fin fine ci hanno inebriato in questo periodo, no? Di diritti individuali, sto parlando i diritti di omosessuali, giustamente, assolutamente sacrosanti, sia ben chiaro, di diritti, di altri diritti, di questo che l'altro, tutti i diritti che se andiamo a vederli nella loro forma, nella loro sostanza, sono diritti che praticamente vanno a difendere delle categorie. Quello che ci stanno togliendo, categorie nel senso, sto parlando soprattutto di omosessuali, addirittura stanno, quello di gender, che non è un diritto, però lo stanno facendo passare anche questo, eccetera, eccetera. Cioè, tutto, stanno costruendo tutta una serie di cose e stanno togliendo però i popoli, e anche quello italiano, il diritto del lavoro, il diritto di tutte quelle cose che i nostri nonni, i nostri padri hanno costruito e si sono battuti e si sono preso delle botte per averli. Il Job Act, questo è una cosa che stiamo che ci stanno tirando via dei diritti a livello sociale sul lavoro, con la scusa che il Job Act crea lavoro. Dove? Punto di domanda. Hanno portato via dei diritti ai lavoratori. I lavoratori oggi, vedete, i lavoratori oggi non hanno, stavo parlando con un amico stamattina che è venuto a trovarci, Luigi, no, lo conoscete, tanti di voi lo conoscono, che ogni tanto chiamava in radio, Luigi ex Tanica, no? Che con Franco si divertiva. Cioè, oggi si arriva a prendere 700-800 euro lordi e persone che vogliono andare a lavorare oggi prendono quei soldi lì, e se ti ribelli o comunque fai delle dimostranze ti dicono o prendi questo o quella è la porta, perché ce ne sono altri, basta che faccia un fischio per assumere. E siamo costretti, siete costretti, perché io sono fuori dal mercato del lavoro, e siete costretti ad accettare tutto ciò. E c'è un silenzio su queste cose, non c'è una reazione su questo, o meglio un'azione, non mi piace parlare di reazione, un'azione su questo. Quindi ci hanno inebriato di questi diritti sacrosanti, soprattutto quelli di omosessuali, quello del sposarsi, quello di avere il diritto, tutto quello che, per carità, dal 1980 io insieme ancora qui figli ciotti che si andava in piazza o comunque si con l'arci gay eccetera, che si andava in cerca di questi diritti. Adesso hanno dato questi diritti e hanno detto oh, che bravi, però ci hanno tolto tutto l'altro, la sanità. Adesso poi con la riforma costituzionale sarà ancora peggio, perché se passerà anche il sì ci verranno tolti altre cose, perché ricordatevi
che la riforma costituzionale non è un'idea nata da Alfonsi, te lo dico scherzando, Presidente, prendila come satira, non come offesa ovviamente, e politicamente, però l'idea non è di Renzi o della Boschi questa, della nuova riforma costituzionale, ma questa è un'idea che viene dall'alto, viene dall'Unione Europea, perché se passa il cosiddetto sì, quel poco di sovranità nostra, popolare, chiamatela come volete, ci verrà tirata via ancora. Altri pezzi. Cosa ci resta? Niente, perché a livello economico ormai una finanziaria deve passare attraverso l'Unione Europea. Sono nel 700. Deve passare attraverso l'Unione Europea. E poi tutte le altre cose deve passare ancora per attraverso l'Unione Europea, se passerà il sì. Ho smesso. Aspettato troppo. Era poco suonato. Se no non riesco a concludere il discorso. Non ti ho interrotto per quello. Perché sennò a me perdo. D'altronde sto andando tutto a braccio. Quindi quanto vale questa riforma costituzionale? Votare sì o votare no? Dovete fare i vostri esami di coscienza. Renzi vi dice che risparmiamo 500 milioni che verrà dato ai poveri. Ma mi dite che cazzo, bisogna che ve lo dica, che cazzo c'entra 500 milioni su un bilancio dello Stato di 800 miliardi di euro? 500 milioni sono un niente. E con questa scusa vi sta ingannando. Ehi, telefonata. Pronto? Ah, mi disturba. Mi sta disturbando, dai. Questo è il punto. Un altro esame di coscienza. Parliamo delle nostre cose. Queste sono le nostre cose. Non parliamo più di geopolitica? Bene, parliamo delle nostre cose. Questa è una delle nostre cose. Che stiamo lottando e stiamo cercando di... Pronto? Sì? Sì, un po' basso, chi sei? Vai. Allora, stai con il telefonato. Abbassa un po' la radio però. Sì. Quindi tu hai una buona analisi della situazione europea e anche internazionale. Qua parliamo di imperialismo, cioè di nuove forze imperialiste. Abbassa un po' la tua radio, scusami ma... Pronto, mi senti? Sì, tu abbassa tutto la radio, non state a preoccupare. Ecco, nuove forze imperialiste si stanno creando. Abbassami tutta la radio, fammi una cortesia. La radio. Bene, ecco. Nuove forze imperialiste si stanno creando, si sono rotti gli accordi di Yalta, l'ex Jugoslavia è andata, l'Unione Sovietica è andata, però parliamo anche di social imperialismo, non sai cosa vuol dire social imperialismo? Cosa vuol dire? Social imperialismo. Social? Imperialismo. Sì, no, dimmi. E allora, un paese socialista imperialista come è stata l'Unione Sovietica, è sì. Ancora. Sì. Ma nuove forze stanno avanzando. La Cina. Sì. Ex socialista, non ce l'avete andata. È ancora comunista, no, ci dice. Signore, no. A livello finanziario. Sì, sì. Momento, certo, in mano un debito pubblico nostro in particolare. Certo, certo. A livello militare non so quando si muoverà. No, a livello militare te lo posso garantire, la Cina ha poco niente. Non ha niente, dico. Poco niente. Grazie, questo signore. Comunque io stesso del nostro paese, purtroppo ha un ruolo proprio subalterno, proprio da quarto mondo ormai.
abbiamo una classe politica di straccioni, nuove forze politiche a livello elettorale stanno mancando forse. Sai cosa succede? Il problema principale qual è? Mi, guarda, fammi una cortesia, tu devi abbassarmi tutta la radio, così ti ascolto meglio, perché mi fischia dappertutto. Tu devi abbassarla tutta la tua radio, non state preoccupati. Va bene, è abbassata tutta. Non ti sento più. No, no, mi non senti tu. Sì. Ci sono forze dietro le quinte che stanno lavorando da anni per creare una forza veramente anti-imperialista in Europa, anche e sociale. Sarà dura, sarà difficile, ma ci sono, questo è importante. Adesso ti lascio la radio, parla tu, ma è una buona analisi, però bisogna vedere gli sviluppi che hanno, non parli mai di imperialismo. Ho parlato di imperialismo io, hai parlato di imperialismo, anche quello cinese, io sui no. Bene, guarda che non sottovalutato. No, no, non lo sto sottovalutando, ti ho detto solo che se tu hai capito la mia in una maniera dilettante, diciamo, la mia analisi, io ho parlato ovviamente dell'impero assolutamente americano-inglese insieme con quello israeliano, però dall'altra parte c'è la Russia e la Cina che non stanno ferme. Ovvio che anche lì sono due forze importanti e estremamente potenti, e lì vedremo cosa succederà, questo è il punto. Scusa, come ti chiami? Come ti... Io mi chiamo Giorgio. E ora, guarda qua Giorgio, se tu vai a mangiare la prima guerra mondiale, sì, tu guardi chi sono i responsabili di questa guerra, no? Imperialista mondiale, hanno coinvolto tutti gli... La seconda guerra imperialista, se guardi, sono responsabili. Però non so se tu hai mai letto un grande scienziato sociale del Novecento. No. Era Mao Zedong. Ah sì, sì, ma lei. Che diceva, o la rivoluzione ferma la guerra, o la rivoluzione sviluppa, o la rivoluzione ferma la guerra, o la guerra sviluppa la rivoluzione. E infatti, nella dialettica storica, nel materialismo storico, che è importante, la prima guerra mondiale ha sviluppato la rivoluzione d'ottobre. Sì. La seconda guerra mondiale ha sviluppato parecchi paesi socialisti, Cina Popolare, Cuba. In Italia purtroppo con Togliatti, il Partito Comunista, grande responsabile di una situazione con la democrazia progressiva, eccetera, avevamo il Partito Comunista più forte d'Europa. Sì, certo. Dovevamo sconvolgere tutto. Perché non è stato fatto? Bene, andiamo avanti con questa esperienza però. Ciao. Ciao, 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 grazie comunque, ciao. Grazie di questa analisi, stiamo parlando sempre di analisi ovviamente nostre, sia ben chiaro, però devi mettere in conto una cosa che, per esempio, tu hai detto la prima guerra mondiale ha sviluppato la rivoluzione d'ottobre, e vedi, anche qui purtroppo ci hanno ingannato, e io che idealmente sono di sinistra ed ero un diciamo così un leninista, lasciatemela passare questa parola, quando ho saputo però che Lenin e Trotsky erano comunque degli ebrei pagati dalle banche americane e quindi dagli ebrei per fare la rivoluzione russa, si è contorto per me il fegato. Quindi sono tutte gestite sempre dai soliti noti. Questo è il problema. Anche la rivoluzione cubana, che tanto di cappello, per carità, sia ben chiaro, però la rivoluzione cubana, gli Stati Uniti d'America hanno lasciato fare a Fidel Castro, perché Fidel Castro, dovete riconoscere una cosa, che Fidel Castro era andato in galera, dopo non si sa il perché, è venuto fuori da quel carcere
ed è stato esiliato. È andato in Messico e lì ha conosciuto Che Guevara e ha messo su tutto un impianto per fare la cosiddetta rivoluzione cubana. Qui 80 uomini, il Gramna, eccetera, 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 eccetera. Pensate voi, no, che dal Messico ha fatto tutta la fascia costiera, tutto quanto, è arrivato a Cuba. Allora, anche se eravamo nel 1957, credo, non c'erano le tecnologie d'oggi, però a livello militare comunque c'erano certe cose. Se volevano bombardare, bombardavano quegli 80 uomini lì su un battello chiamato Gramma. Perché pensavano che Castro, comunque di Battista, gli americani erano stanchi e dovevano comunque buttarlo, eliminarlo. E come potevano eliminarlo? Avevano trovato in Fidel Castro la persona giusta. Dopo, Fidel Castro giustamente ha fatto poi gli interessi cubani e questo ha messo fuori gioco ovviamente gli americani. Questo sì. Però vi devo dare anche una notizia buona, perché abbiamo fatto tutte notizie cattive, facciamone anche una di buona, dai. Una di buona è che un'isola della Scozia, Eigg mi pare, però dovete sempre scusarmi per che magari non lo pronunci bene, ma comunque questa isoletta della Scozia è indipendente. Cioè, cosa vuol dire? Che questa isoletta qui, i loro abitanti sono indipendenti da acqua, da energia elettrica, da tutto quello che consiste questa cosa qua, perché con le varie centrali idroelettriche, con le palle eoliche, con i pannelli, con questo che l'altro, eccetera, eccetera, hanno prodotto tutta una serie di energia. E questa isola è praticamente gestita dalle stesse persone che ci vivono. È gestita dalle persone che vivono su quell'isola. E sono indipendenti da tutto. Dopo, ovvio che magari saranno per la moneta, per questo che l'altro, ma comunque in ogni caso loro fanno tutta una serie di cose. Allora, certe cose si possono arrivare, basta crederci, niente di impossibile, però bisogna lavorare tanto, tirarci su, come si dice, le maniche, e lavorare e crederci a certe situazioni. Si può fare, si può arrivare, ma è ovvio, non è facile, ripeto, però c'è, non è un'illusione, ma può essere anche una cosa reale. L'importante è che noi non diamo più retta a questi personaggi che ci governano, vuoi che sia Renzi, ma vuoi che sia quello al capo della UE, vuoi che sia la Clinton, o Tony, o Menego, o Sempronio. Dobbiamo creare noi delle comunità, che di essere più indipendenti possibili. Ovvio che ti verranno sempre a rompere le palle, per carità, però se formiamo tante comunità, meno rotture di palle verranno a fare. Qui è la nostra scommessa, tutto lì, basta. Che ora abbiamo fatto? Le 55. Adesso, tra poco, ci sarà anche una registrazione della Marisa, che io alle 15 finisco il mio tempo. Spero di non avervi annoiato con questo monologo,
di un'ora ormai, avendo ricordato un pochino di punti, quelli che saranno dei punti per la prossima. Cos'è questo odore? Un odore di profumo. Di profumo? Sì, sei tu che profumi? Certo. Ah, ecco. Che saranno poi i punti della, di discussione magari per le prossime settimane, per i prossimi mesi, non lo so, vedremo. Comunque fatto sta che state all'occhio, tirate sulle antenne e guardate un pochino come sta andando il mondo. Messaggi, allora, Giorno? Sì, ci sono dei messaggi di critica, ma le critiche costruiscono se fatte bene. Assolutamente. Ma cosa dici? La Cina ha il più grande bunker antiatomico al mondo, con più di 1000 chilometri di tunnel, i migliori caccia e missili intercontinentali che arrivano... Aspetta che mi è scappato... che arrivano all'obiettivo 20 minuti prima degli USA, hanno la loro CIA ovunque. Sei filo americano forse? Buongiorno. Chi è filo americano? Io. Ti chiede se sei filo americano. 3-3-2 finale. Assolutamente no, ma è stato filo americano. E comunque, se permetti, 3-3-2, batti vedere qualche informazione dei vari siti e vedrai che la Cina sta costruendo proprio tutta una serie di apparati militari, perché non è in grado oggi come oggi di sostenere gli statunitensi. Buongiorno Giorgio, sono anni che la ascolto, ma lei che si dice di sinistra, ma lei di politica non ci capisce niente. Lei ha le bandierine in testa e io che sono in fabbrica dal 1973 e devo ancora lavorare pochi mesi, le dico che io voterò sì, perché questa Costituzione italiana non mi... è mai piaciuta. Votate gente di gamma 5. Vabbè, io ti lascio e ti rispetto, per carità, la tua idea, sia ben chiaro, però vorrei che tu andassi a vedere meglio la cosa e dopo ti fai la tua riflessione. Per carità, ognuno crede, è giusto che tu faccia la tua scelta, e però non mi puoi dire che non ci capisco niente. Io so che la Costituzione italiana è una delle, quella attuale, è una delle più belle al mondo, nelle sue fondamenta, e come ho detto sempre, le Costituzioni si possono cambiare, per carità, però cambiamo ovviamente gli intonaci, o un muro da mettere di qua, di mettere di là. Per carità, ci possono fare delle modifiche, però a livello fondamentale non le puoi cambiare solo con una parte poi politica del Parlamento, perché dobbiamo ricordare questo. E adesso noi che andiamo al consulto, o comunque a questo referendum, purtroppo non tutti... E mi dispiace, ma lo devo dire, non tutti, compreso io, sia ben chiaro, non saremo in grado di capire bene la nostra Costituzione, perché non è facile capirla. E quindi doveva essere il Parlamento, nella sua globalità, nella sua integrità, a fare questo tipo di discussione, dal mio punto di vista. Per noi andare a fare questa votazione... al referendum costituzionale non è facile, prima di tutto perché tanti di noi, compreso io, sto parlando della mia persona, è difficile comprenderla. Non guardiamo solo a questione soldi, guardiamo quello che ci stanno portando via, e allora mi baso in termini politici e di giuristi come Alessandro Pace, come Stefano Rodotà, eccetera eccetera, che sono per il no, come Zagrabelsky eccetera, che non sono gli ultimi, ma credo che sono dei nostri costituzionalisti più
chiamiamoli così, famosi o comunque più preparati in Italia per fare questo tipo di discussione, e io mi affido a loro ovviamente. Chiudiamo. E non certamente a Boschi e a Renzi. Chiudiamo con il messaggio di Stefano che dice: solo il CE non era d'accordo visto la fine che fece. Esatto, infatti Stefano, io sono per il CE assolutamente. Quando che il CE ha visto che Fidel Castro, quando ha fatto tutte le sue cose, i patti agrari e tutte quelle leggi che comunque erano favorevoli al popolo, e bisogna dire questo, però dopo ha cominciato a far sì che il suo potere restasse sempre intorno a lui, il CE se ne è accorto di questo e per questo se n'è andato, perché a parte che il CE aveva in mente altre cose, ma che comunque ha visto che il potere stava inebriando Fidel Castro, tutto lì il discorso. Comunque il CE era un'altra cosa ovviamente. Basta con questo, ragazzi, vi saluto, spero di aver fatto qualcosa di buono. Non di eccezionale, di discreto, di buono, insomma, come primo rodaggio, perché dopo due o tre settimane, insomma, ci sentiamo lunedì. Intanto vi auguro delle buone ferie, se siete ancora in ferie, delle buone vacanze, e se siete al lavoro, staccate la spina prima possibile e cercate di stare un po' con la vostra famiglia. Ciao a tutti, statemi bene. Emma Casa è un'azienda che